volontari, ragazzi che sappiano il webmaster, possono ampliare, mettere a posto e fare la manutenzione del sito. Cioè, è volontariato anche questo, perché di mezzo far conoscere vuol dire... Cioè, più che altro qualcuno che ha dell'esperienza per poter girare le cose che facciamo noi. L'ideale è creare un team che segua il sito. Sempre su porto, no? Cioè, se uno gli gira le notizie, non è necessario proprio che... La parte tecnica. La parte tecnica, ecco, se qualcuno non vuole... che cosa fare, però perlomeno che questo contenitore sia riempito, da... Significato che faccio una cosa che corregge i compiti, ce sì, e poi abbiamo creato una serie di... anche solo pubblicare tutti gli eventi sarebbe già poi ci sono tante cose scritte nelle diverse lingue di cui ci siamo occupati per la traduzione, così che però non riusciamo bene a rimpaginarlo e metterlo. Il messaggio di fondo sarebbe quello che il volontariato non è soltanto aiutare a livello pratico, nel senso, naturalmente noi non siamo capaci di andare nei vari posti, costruire case o cose di questo tipo. Noi quello che sappiamo fare è andare lì, cercare di aiutare con la nostra partecipazione attiva, con il cercare di aiutare i bambini. Bisogna ricordarsi che ogni volta che si va in un posto del genere, Burundi, viene ancora non so, però per esempio Burundi, per loro è una festa, per loro hanno una vita che è occupata da praticamente nulla, e di conseguenza la presenza dell'uomo bianco tra di loro diventa un giorno di festa. Di conseguenza, quindi, questo è quello che noi possiamo fare. Magari non tutti se la sentono di vivere in determinate situazioni, però possono aiutare per un giorno di modo, tramite le donazioni, l'aiuto del sito, la partecipazione anche delle feste o concerti. Ognuno deve saper capire quello che riesce a fare e quello che non riesce a fare. Io naturalmente non sono in grado di andare ad aiutare i malati, perché non ho la competenza. Quindi ognuno cerca di concentrarsi su quello che deve fare.